Che per la prima volta l'amministrazione comunale ha preso una posizione chiara e netta, l'ha dichiarato in aula alla presenza di molti operatori che sono pronti a firmare l'accordo per i lavori del dragaggio del porto rifugio di Gela. Quindi un passo in avanti importante. A questo punto auspichiamo che il Presidente della Regione convochi con urgenza una riunione per la firma del protocollo d'intesa in maniera tale che la protezione civile possa passare alla fase esecutiva della progettazione. Non riteniamo che i lavori di dragaggio non sono più rinviabili. Ma non c'era stata una riunione a Palermo, un tavolo tecnico in cui si era proprio discusso del problema porto e si era pure detto che si sarebbe intervenuti subito? Sì, ci eravamo lasciati che nel giro di qualche settimana si doveva firmare il protocollo d'intesa per impegnare i famosi 5,8 milioni di euro. Sono passati 2 mesi e ancora non è successo niente, anche per questo è stata presentata un'interrogazione all'amministrazione comunale. Noi ci attendiamo i sviluppi a breve. Voi chiederete all'amministrazione comunale, nel caso in cui si protestasse, di essere in prima fila? Ma i comitati hanno annunciato delle proteste, delle iniziative pacifiche per arrivare all'obiettivo di avere un porto rifugio funzionale alle esigenze della città. E quindi è chiaro che la politica, sicuramente anche il vice sindaco e il sindaco, auspichiamo che saranno in prima fila a sostegno della vertenza del porto rifugio di Gela nel caso in cui si registrassero dei ritardi nella firma del protocollo d'intesa. Non vorremmo però, Signotta, che fossero soltanto fiumi di parole, così come è accaduto fino ad oggi. Ma io non posso pensare che dopo una riunione convocata alla presenza della Protezione Civile, dell'ENI, dell'amministrazione, dei consiglieri, operatori portuali, presente alla regione, non si desse seguito a quella riunione. Sarebbe veramente uno schiaffo morale alla città.